Se volete entrare, certo, non c'è problema. Bello! Che fai, giochi? Sa. Qui se vengono i Krav Maghi fanno strage, oh. Le famose caramelle. Queste manche devono scartare. C'è da far fila. Ma già siete entrati voi? Hanno saltato la fila questi. Amico, adesso tutto quanto fuori, che mascherina, uscite fuori. Ragione il signore, oh, siete entrati, avete fatto come vi pareva. Esattamente, c'ha ragione, tranquilli, siamo tutti amici. Pure voi del Senegal, quando vengono qua, diventano napoletani pure loro. Ma no, lui ha fatto una scuola. Ma lavori qua? No, io faccio solo le foto. Ah, fai solo le foto? Sì, non lavoro qua. E le foto dove stanno? Su Instagram. Oh, sta tranquillo. Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo venuti qui ai confini con Scampia, siamo entrati a Secondigliano, Napoli, sempre con un sacco di bravi ragazzi, alcune facce conosciute, altre meno, qualcuno lo vedremo, qualcuno non lo vedremo più perché forse se lo bevono, però tutti fieri di accompagnarvi per il quartiere, perciò se vi interessa Secondigliano rimanete, altrimenti, come dice lui, diciamo che vi mettete qualche cosa tra le chiappe, l'importante è che lo diciamo. Questo è il rione Monterosa, questa zona qui prima, diciamo, è la zona più vecchia di Scampia, perché prima, premetto che Secondigliano è nata prima come quartiere di Scampia, Scampia è un quartiere più moderno, quando è nata faceva parte di Secondigliano, nata Scampia è passata nel quartiere di Scampia e infatti come strutture si vede sono case molto più vecchie, strutture proprie, differenza di Scampia che abbiamo tutta un'altra tipologia di palazzi. Ora oggi troviamo ancora l'anziano che dice che questo è Secondigliano. Per esempio, proprio già dalle municipalità, Scampia fa parte dell'ottava insieme a Marianella, Chiaiano, Piccinola. Secondigliano sta nella settima. Casa, ragazzi. Buongiorno signora. Non c'è problema. Buonasera. Se volete entrare, certo, non c'è problema. Improvvisare i lavori, i mestieri di quello che parlavamo. La famosa arte dell'arrangiarsi del napoletano. È questa, è proprio questa. Lei perciò sono 50 anni che sta qua. E lei fa un po' da riferimento di tutto il palazzo? Vendita adesivo, faccio tutto questo, vedete? A momento c'ho 80 anni. Lei c'ha 80 anni? A momento. Complimenti. E lei sta tutto il giorno qua? Tutti i giorni. Tutti i giorni, tutto il giorno? Alle 7 di mattina, alle 9 di sera. Cioè, è pure in servizio altro che supermercato. A che canale uscite voi? Su YouTube. Ah, e su Facebook. Ah, beh, non ce l'ho tutte queste cose. E poi glielo facciamo vedere, non si preoccupi. Quando uscirà, non si preoccupi. Qui ragazzi siamo al posto più trafficato della zona, il Pagnottiello. Qua vengono a prendere ovviamente il pane, ma il pane è quello tipico di Napoli, vedete, guardate che fila di gente. C'hanno pure la pizza, solo che c'è da far fila. Ma già siete entrati voi? Hanno saltato la fila questi. Adesso lì, amico, adesso tutto quanto fuori, che mascherina, uscite fuori. Se la legge per tutti quanti, uscite fuori. Uscite fuori, mettete il mascherino e poi di là. C'era la legge per tutti. C'ha ragione il signore, oh, siete entrati, avete fatto come vi pareva. E che cavolo, c'ha ragione. Quando una... Ah, vedi che bella sta pizza però. C'ha ragione. Cacciamo i pagnottini e facciamo Ci racconti che sono? Vai. Bene. Scusami, però pure a casa a me. Bello così. C'è sempre fila così qua, signora. Ma perché, signora? Perché cucina bene. Ed è una cosa tipica proprio.
E io sono curioso di assaggiare queste pagnottelle allora. Oh, eccole qua. Ah, vedi che belle, oh. Sono arrivate le pagnottelle. Ma dentro che c'è? Tutti i salumi, formaggio, salame, prosciutto. Ma cioè sono già piene praticamente. Sì, sì, esatto. È come se mangiassi un panino. 2 euro. Grande 2 euro e piccolo 1 euro, mazza. Regà, non potevamo saltare la fila, ma avete fatto in infame. Questo pagnottiello qua. Sì, vanno bene. Oddio, casa di Elle. Pagnottiello o casa... Ma stessa cosa, casa di Elle o pagnottiello? Casa di Elle, però non è tondo. Però è fatto, diciamo, con... E si fa mangiare. Questo viene 2 euro. Chi se mangia, chi se mangia, chi se mangia, un grande pagnottiello. Volevo assaggiare, infatti. Ma voi siete in zona. Ma senti l'odore. Ma siamo tutti di qua. Ma siamo tutti di qua. Qui nel posto proprio, da quanto è che c'è stato? Te lo ricordi? Da parecchi anni. Sì, eh? Buonissima. Ma pure la pizza è buona questa. Buonissima. Io la pizza volevo assaggiare, un curiosità. C'è pure una tonda con i pomodori freschi tu, una cosa vedi, è buonissima. E io vado ad assaggiare allora. Permesso! Siamo da un sacco di tempo. Si va nelle zone degradate, sono tutti quanti uguali. Non cambia niente. Questo è vero. E vai in periferia, vai nelle città e vedi le cose sono diverse. Se vai in periferia devi scappare tutte le parti, tutte le periferie. C'è per tutte le parti. C'è per tutte le parti. Cioè noi è una grande città, la amiamo la nostra città, purtroppo abbiamo, ogni città ha i suoi problemi. Se vai a Roma, se vai a Milano, io sono ci sa Livorno. Una bella città, però sono dei posti, ma pare scambi, ma pare per dice torne Roma, per dice zone un po', come si dice, maltrattate, ma la stessa cosa, non cambia niente. Ognuno fa la sua cosa, il suo percorso. Chi si vuole salvare si salva, chi si vuole salvare si salva. Si salva, certo. Ognuno fa la sua cosa. A Napoli cosa c'è? Criminalità? Comunque? C'è stato... Di qua a Napoli ti abbracciano, ti fanno il caffè, fanno sentire, a casa tua ti fanno sentire. Tu sei di Roma, no? Sì. Ragazzi, chi vuole pagnottiello? Certo. Io volevo la pizza. Stai venendo dai quartieri, da Forcella, ma stai secondo gli anni. Te l'hai mangiato? Sì, ma la mangio, dai. Tutta mangiata, dai. Ma la mangiare, mentre la registrate, da ma certo. Ma certo. Un pagnottiello. Mazza quanto è buono. Mazza bella. Sì, ma dividiamo, vieni. Questa è con le patate. Esatto. Come mi dispiace questa magnetta che mi sta... Ce l'avete il Green Pass qua? Se no niente, non si prende niente senza Green Pass. Green Pan. Green Pan. Vabbè, noi intanto siamo entrati, siamo usciti, abbiamo anche mangiato. No, buono, quanto è buono questo. Mo' sarebbe da riposarsi. Allora, tu mi hai staccato dal lavoro per venire a mangiare qua. Pagnottiello, sì. Dove lavori? Più avanti io. Che lavoro fai? Io faccio salumiere e sono venuto a prendere pagnottiello. E sei di questo quartiere? Sì. Quanti anni hai? Io ho 16. Com'è a 16 anni? No, oh, tranquillo. Tu lavori, non vai a scuola? No, io faccio tutte le cose. Ah. Vado già a scuola e lavoro. Hai capito? La mattina vado a scuola e quando esco da scuola lavoro. Aiuto la mia famiglia, che è di mio padre al negozio. E quindi ha esigenza e lo aiuto quando ho tempo libero. A Napoli siamo rovinati proprio con le assicurazioni. Cioè a Napoli se ti vuoi assicurare il motorino, la macchina, migliaia di euro al mese. E pensa a quello che ti costa più come motorino, il motorino 50, te scassano. 1000 euro l'assicurazione all'anno. Solo che a Napoli ho notato che ci sono un sacco di turisti in motorino. Sì, polacchi. Polacchi, rumeni, bulgari. No, però parlano tutti napoletano. Solo il targo sono. Da quant'è che voi avete questo beneficio? Il negozio sta giusto da 30 anni, noi ce l'abbiamo noi da che sono 10 anni. Ma 16 anni sono tanti? Sì, sono tanti. Oh, ci hanno detto tutti, andare a Secondigliano dovete venire qua a mangiare perché... Prima tappa proprio. Le persone stanno tutte qui ad aspettare i pagnottelli. Oh, e nonostante è passata l'ora di pranzo prodotto... c'è ancora una marea di gente. No, ma sai quello fatto? Non riesco mai a vedere le cose esposte, come diceva Antonio. Sì, cioè, arrivano e se le finiscono subito. Subito finiscono, perché il prodotto è 100-100. Il trucco è tanta passione.
tanto amore e tanto cuore. Delle persone che devono migliorare, devono essere un po' più umili, abbiamo una realtà un po' a Secondigliano che fa paura, però ci sono altre cose di Secondigliano che fanno bene al cuore. Ci sono persone veramente belle e brillanti. Te l'andresti mai da qua? Mai. Qui c'è veramente la vita e ci sono anche persone molto brave e molto corrette. Secondigliano non è tutto quello che dice TV, ci sono anzi anche queste realtà, come vedi, che fanno bene al cuore e sono tutte persone che alla mattina alla fine scendono a lavorare e sono tranquille. No, tranquille, tranquillissime. Ma voi ci avete tanti anni in attività qua? Noi? Sono 500 anni. Ah, poco? Alla Dracine. Tua mano, lo nonno, lo padre. Dici, Nico. Che dire su Maradona? Un grande, un dio. Oggi avrebbe compiuto? Oggi avrebbe compiuto tipo 61 anni. Sì, 61 anni. Andiamo a fare un freestyle. Al volo? Diego, al volo. Vieni, Nico. Vieni qua che faccio Diego Armando, come Maradona. Faccio hola, hola, ma non dici hola. Tu non la salutare, non sei la mia signora. Quindi faccio hola, passo la palla qui, che c'è anche mio fratello Hermes. Che non si mette in dell'Hermes. Quindi state accorti, tutti ti venimo a presa, tu qua a Maretta, non è una transina, tu già sai come si fa, fa dei botte e freestyle, tu già sai, frate. Quando parte proprio il beat, poi mi ero proprio pallone, non saluto a frate, ma castano poi c'è la frate, ma Maradona. Ah. Gli altri giocatori se ne vanno, yeah. Ma tu rimani sempre, oggi è il tuo compleanno. Oggi è il tuo compleanno, rimani sempre nel cuore, quindi un bacione, Monfredo, dal cuore. Sai, ci racconti un attimo del Bar California, un po' la storia? Allora, è nato lì in fondo alle quattro vie all'inizio e poi niente, è successo che esplose qualcosa da sotto. Fortunatamente non tutto il palazzo era completo, c'erano poche persone all'interno, qualcuno è morta purtroppo e ci dispiace tantissimo. E poi niente, lo Stato diede un piccolo container per la sostituzione. È stato per parecchi anni, diciamo il 96, e ora abbiamo aperto qui al Corso di Secondigliano, sempre storico il nome Bar California. E... Però siete stati tanti anni dentro al container come bar? Noi 2 anni, però i proprietari assoluti del Bar California sì, moltissimi anni. Ah, voi l'avete preso dopo? 96 fino a 2 anni fa. Sono Hermes. Vengo da Porcella, ho 16 anni e faccio rap da 2-3 anni, però ho sempre cominciato prima avendo un po' di vergogna di mostrarmi agli altri, ora lo faccio un po' più seriamente, infatti ho fatto uscire un paio di canzoni mie, l'ultimo feat con Nico Deppe Gioca, si chiama Fortapace su YouTube. Alla fine io quello che ho vissuto l'ho sempre raccontato nei miei testi, la gente non capisce una persona cosa ha dentro. A volte ti scherzano anche addosso, cioè ti possono anche sfottere, cioè è brutto poi, proprio con il tempo passa, non interessa più del giudizio della gente, come ti guardano, come ti vesti, come ti fai. La sofferenza, cioè la sofferenza al 100%, perché non ho avuto, no perché sono io, non ho avuto una vita molto facile, essendo i miei genitori separati. Mio nonno che non c'è più, è stata una parte della mia vita molto difficile affrontarla. Mi sono sempre sfogato con la musica, nei testi, per il mio fisico, oppure per esempio come ragionavo. Ho sempre ragionato bene, però per la gente era in modo sbagliato. E ora sto qua e sto benissimo. Ma ci hanno fatto mangiare sfuggiate? Sì, raga, però qua tra Pagnottiello e cosa che ci fate morire? Nico viene a mangiare sempre là. A Napoli non si può fare attività sportiva e non si può essere mai. No, questa è pigrizia, ti sbaglio. No, ma per il cibo, non per la pigrizia. Pure i suggerimenti. Se Halloween ti danno un terno, morti e santi ti danno un altro terno. Questi su che si basano? Che giocate tutto, Diciamo che sono la smorfia napoletana, che è, cioè, c'è tutto, proprio una storia, tu la puoi analizzare, il bicchiarello che ti è là, tu dici un sogno,
e ti fa, ti sviluppa dal sogno, dal sogno, dalla smorfia, prende i numeri, diciamo il terno da giocare. Generalmente le attività queste sono diventate, magari vendono gomme, hanno sì, telefonie, hanno un po' di tutto, da tabacchi. Obsolete, dillo. Sì. Invece questa è proprio specifica per giocare alla smorfia. Esatto, sì. E qualche ricarica. Secondo te mo Halloween, perché il 90 secondo te? Morto che parla. No, pensaci, bravissimo. La no, paura. Halloween ha paure, capite? E ogni numero ha il suo significato, 67 non lo so, ma c'è proprio la smorfia dove ogni numero ti dà il suo perché, il suo significato. Per esempio sta Vindun, la femmina nuda, la donna nuda. E poi che fanno? Vengono qua se giocano tutti e tre stessi numeri. Esatto, fanno la signora, signora, lei se gioca, se gioca. Ah. 11, 19, 32. Chi gliel'ha dato questi numeri? Io stessa. Ma possiamo giocarci pure noi? Sì. Ma se le sognate, come, gioco, come l'ha trovati? Che cosa buona? Quindi questi tre numeri, come la, perché l'ha scelti? È perché mi piacciono. Ah, non è che l'ha sognato? Cioè no. Ah, io penso l'ha sognati. Mi auguro che vinca, signore. Signora, se vince ci offre qualcosa. Io avevo pure la tabaccheria, però c'ho gente anziana per 20-30 anni, sempre gli stessi numeri, sulla stessa ruota, stesso importo, tutto. Davvero? No, sì. Ah, tu c'hai tutti i giorni, cioè tutte le settimane. A mamma. Davvero? Dove stava? A pianura, sempre qua. No. Ah, pianura. Fuori. Oh, guarda qua, che se tu stai fuori, non te vado a entrare, vieni fuori, ti guardi le quote, fai tutto. Mi chiamo Giuseppe Gallo, 25 anni, in arte MGS. E sono di Fuorigrotta. Ci troviamo qui a Secondigliano e sono di Fuorigrotta perché principalmente dobbiamo far capire a Napoli e l'Italia, dobbiamo distruggere questa linea che ci divide da quartiere a quartiere. Bravi. La mia storia, per quanto può sembrare semplice, è un po' complessa. Perché è un po' complessa? Io a 8 anni ho iniziato a lavorare grazie a mio padre che ha aperto un'attività, una pizzeria. Ho continuato gli studi, ho fatto le superiori e sono l'unico ragazzo in un gruppo di 20-30 persone che ha continuato la scuola. Cioè, chi è morto come i miei carissimi amici che ho tatuato addosso, chi sta in galera e chi ha preso un'altra strada. Avevo iniziato appena all'università, avevo dato 3-4 esami in filosofia, poi mi hanno arrestato e ho dovuto tagliare con gli studi. Poi la situazione economica e lavorativa della mia famiglia, la fatica, i sensi di colpa per ciò che ho fatto, le emozioni negative hanno preso il sopravvento e mi hanno detto voglio dare un taglio. Per quanto ti hanno condannato? Il mio processo è stato un po' lungo perché mi ha processato il capitano della DDA, della narcotraffico, e mi aveva dato una condanna di 3 anni e 8 mesi. Con i privilegi, essendo incensurato, è stato scalato a 2 anni e mezzo. E sono uscito a piede libero con una bella multa, una bella gattata a velare. Adesso invece diciamo che sto portando avanti una strada che avevo iniziato da piccolino. Vivo la vita a 360 gradi perché ho l'esempio dei miei amici che non ci sono più o chi sta in carcere, che la vita è breve per non fare ciò che ti piace. Io ho sempre fatto sport come te Mattia, ho praticato la Muay Thai, saluto i miei amici della Pro Fighting, Daniele Iodice e Luca Donadio. Ho portato sempre avanti questa passione con la musica. Diciamo che gli sport, la musica e tante altre attività artistiche e sportive aiutano e incentivano i ragazzi a uscire fuori dalle situazioni negative, a trasformare tutto quello che c'è di negativo in positivo. Chi nasce e chi cresce nei posti come alcuni posti di Secondigliano, della zona Flegrea, di Napoli o d'Italia, viene influenzato dalla ghettizzazione che hanno le persone da come ci guardano, insomma, per farla molto più breve, da come ci guardano, ci fanno capire, quegli occhi, quegli sguardi ci fanno capire che non saremo mai a livello. E io voglio cercare di distruggere queste maglie d'acciaio che separano la classe sociale. Vai, raccontiamo sti cortili che sono belli comunque, guarda che particolarità, oh. La classica struttura di Secondigliano, guarda. No, ma gli archi. Sì, ma poi sembra i vash, i cosiddetti. No, ma vash. Sei uscito praticamente dal corso principale e ti trovi come se fosse un paese, guarda, cioè è particolarissima come, guarda, poi lì che ne so, hanno terrazzato, qui c'è... Tutto prima del terremoto è stato costruito, sì. Esatto. Perché poi iniziano le popolari, gli sfratti, gente messa in altri posti di Napoli, con quel terremoto ha dato
tra virgolette, un contributo alle persone, soprattutto quello di Secondigliano, se non sbaglio, sì, no? Sì. Che hanno proprio espatriato da Secondigliano. Sì, si sono trovati in altri quartieri. Buongiorno, signora. Guarda qua, i famosi i bassi napoletani, anche qua. Anche qua, bravissimo, non solo oggi. Hai capito, Matti, guarda che posti. Ce ne sono tanti, guarda. Guarda, questo c'ha pure il parcheggio proprio davanti, no, casa. No. Ma come ho fatto a entrare? Ma non lo so, ma forse questo mi sa che si apre tutto sto cancello. Sì. Sai come fa? Si apre tutto, lui parcheggia e richiude praticamente. Sì, più arsi guarda che bello qua, oh. Che poi ognuno c'ha il suo stile. Sì. No. Da quant'è che vivete qua? Sono 12 anni, 13. Ma è carino. Cioè, questa essendo una via centrale con tanto traffico, qui è tranquillissimo. Sì. Cioè, incredibile il distacco che c'è. Là che c'è siamo un stati casino, 5 minuti, pipa, pum. Qua non si sente niente. A pace. A Napoli fanno così, mettono una modella ogni tanto per... Stiamo raccontando Secondigliano. Lo riempiono, lo fanno nero, ma non è sempre così comunque. Sono i bravi cattivi che ci sono da tutte le parti, giusto? Noi qua siamo come una famiglia, ci vogliamo bene. Da quant'è che vive qua, signora? Sono 20 anni. Io sono nata, però, qua. In questo quartiere, però qua sono 20 anni. È cambiato il quartiere in 20 anni, eh? Vabbè, è cambiato, sì, è un po' tutto. È cambiato veramente la mentalità, il modo di vivere, il modo di pensare. Un po' che tutto hanno mandato verso Scampia, queste cose qua. Noi qua siamo come una famiglia in questo palazzo, ci vogliamo tutti bene. Sì, signore. Grazie, arrivederci. Sangue gitano, però napoletano 101%. Vissuto a Napoli, però sono figlio adottivo, sono di famiglia, diciamo, gitana, zingare, diciamo. Di famiglia zingara. Sì, sono stato da una famiglia napoletana. Da una famiglia napoletana, sì. Famiglia napoletana, adotto da me. Sono figlio di tutti i quartieri, mi vogliono bene un po' dappertutto. E penso che mi volete bene pure voi, mo, no? Siamo pure da Roma. Questa cosa è più importante. Certo. Questa cosa è più importante. A che età sei stato adottato? È che c'avevo 15 giorni, manco un mese. Ah, ok, proprio, proprio piccolo, piccolo. Manco un mese, sì. Neanche a dire che hai visto. Manco un mese, niente. Ma te sei figlio unico? L'aereo. Sì, penso che sono figlio unico. Non mi hanno mai detto cose, non ho mai scoperto cose, però appena avrò modo che mi scatta la molla, perché tu sai, no? Poi scatta una molla. Mi sono stabilito qui, anche con la musica, e faccio tutto qui, tutta la situazione. Appena avrò il mio modo, che potrò sbloccarmi economicamente, psicologicamente, tutto farò in modo che potrò andare anche lì e fare solo del bene, perché a me non mi importa di quello che hanno fatto, di quello che come l'hanno fatto, il motivo, mi importa che stanno bene, l'importante è che l'hanno fatto per un motivo giusto. Ma tu non sai nulla, cioè neanche niente, di dove sono, cioè sei solo che sei gitano, però non sai. Niente, ma lo senti tu nel sangue questa cosa? Bellissimo, come lo ascolto sempre, musica gitana dalla mattina alla sera. Napoletano e gitano dalla mattina alla sera. Napoletano, gitano, la stessa cosa. Che poi Nico c'ha una calma incredibile, sì, no? Quando parli con Nico ti rilassi, però poi dici, ma non è che mo sbotta tutto insieme? No, tranquillo, tranquillo. Quando sbotta ti faccio sapere, manda un messaggio. D'avvisa, senti. Manda un messaggio a Mattia, sennò... Guarda che Vicoletto fantastico. Stupendo, infatti. Cioè, io... A Madrasi, in Secondigliano proprio. Poi stiamo tenendo più sul corso di Secondigliano. Mo questa entriamo dentro il centro, proprio. Praticamente. Le facce delle migliori dei quartieri criminali in tutta Italia. E poi facciamo Emiliano, solo... Facciamo solo Emiliano, un corso. Emiliano, cioè, sicuro pole position, cioè, sul podio. Allora, ci sarà una reunion, la faremo a Roma, di tutti i quartieri, di quartieri criminali, con le facce più rappresentative. Sarà come un concorso di bellezza in cattiveria, però cattiveria. E verrà premiato quello che sembra più cattivo, ma poi verrà svelato che è il più buono alla fine. Andiamo qua, va. Te sei in culo proprio, guarda. Beh, sì. Sempre la questione rente. Porco due, cioè sta un annassi ammazzà contro mano entrando nel cuore di Secondigliano. Cioè questo dal corso principale, esatto, dal passiamo corso qua, no? Secondigliano Vecchia Antica. Qua dove c'è la maggior parte, esatto. Commercio, negozi a più non posto, di vestiti, di profumi, cose per la casa, abiti da sposa pure. Mi state a dire che qua ci si vengono pure a fare i vestiti, sì, per le feste. Importanti, fiori, poi, molto, fiori. Fiori, importantissimo. Ma scusate, ecco, una cosa che stavo a guardare, ma questo qua, no? Ma è normale, sta cosa, l'hanno messo qua, l'hanno finita. Cioè, diciamo,
Diciamo di sì, abitué. Questa è la particolarità di Napoli. Hanno messo, guarda, il cibo sulla piastrella a mano. Così il postino sa dove portare la postina. Io a Napoli non ho mai visto nessuno sono ancitofono. Perché li senti Mario! Esattamente, sì. Perché c'è vabbè, che pure nei borgate di Roma si usa così, eh? Sì, è un po' in tutti i rioni, a dire la verità. Proprio così con la mano qua. Brava. Mauro! Ma poi sai che ho notato? Noi siamo attraverso lì nei vicoli. Sì. C'è sempre qualcuno a un balcone che vede e avvisa pure, che ne so, oh, è arrivato uno per te, capito? Sì. Diciamo un po' tutta una famiglia. Ma te sei... te sei qualcuno, ma mi dici una cosa? Guarda dove è arrivato. Bravo. Come hai fatto a metterlo là sopra? Ma scusate, ma sto portone di chi è però? Ma l'ha chiuso, ma l'ha occupato. Ha chiuso lui. Di dove sei tu? Dito sei? È di Napoli, che non no, vedo. No, è Napoli. Ma questo è di Napoli. Pure voi del Senaca, quando vengono qua diventano napoletani pure loro. Ma no, lui ha fatto una scuola. Lui è venuto qui, gli hanno fatto una scuola su come fare l'esposizione. Guarda, fa pure i buchi alla cinta. Ma me le fai le cinte, di la verità. Fatto bene. Basta, comunque si è fatta bene. Oh, il marsupio de Gucci, il marsupio Vuitton, roba grossa qua. Dovrebbe vedere Prada. Prada. Se c'è i soldi me lo comprerei, ma chi ce l'ha i soldi? Ciao caro, ciao, buon grazie. Come se fosse se stessi entrando in un parco privato. E invece no, guarda qua. Una galleria commerciale trovo. No, ma guarda pure che carino qua. È tutti archi se ci fai caso. Infatti c'è una zona che si chiama pure mezza là. Fighissimo, pare che stiamo qua a pistolettate invece. Siamo a fare il tour con lo turista. E qui già ci sono le prime. Ecco qui, guarda. Ciao raga. No, non ti preoccupare, tutto a posto. No. Che è successo? No, no, niente. Ti preoccupare, siamo su YouTube, siamo gente di strada. Ti preoccupare proprio. Non siamo mica a strisciare la notizia. Oh, sta tranquillo. Non ti ripiamo. Ah, l'oscuramento, dice. Ah, no, ma pure... non ti mettiamo proprio, guarda, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, guarda fa. La volta, il mio figlio, chi ne hai spazzato? Sta chi ne mai? Mi dà fa pulizzare poco, dove ti hai spazzato? Hai tracciato pulizzare poco, dove? Perché sta tutto sporco. Uno, dove devi venire a vedere? Mi dà non lo scoop, perché Antonio ormai siamo amici. Antonio, no scusa, diciamo. Antonio, diciamo Corvino su Instagram. Come dato? Insomma, diciamo che c'è precedenti, dovevo fare la battuta, ma io sapevo che lui non ce l'avesse. Che è successo? Ma ne... non te posso lasciare lì. Una cosa tandella. Mi mortifico pure alla caccia, guardi. Ma chi ci perché devo metterci fumo pure il cane? Che è talmente piccolo. Che... Ok, ripetilo in italiano. Ti ho beccato 75 per un 0,3. Cioè, scusa, te. Da Scampia, ci ha portato di là, ci ha portato di su, di giù, le vele. Secondo ma se manco se va a fare con Russia, però. Cioè, per una canna. Te... Ma non è che dici ho fatto, sai, articolo una rapina, ho fatto. Per una canna se... a mezza canna ma scusa mo, una... ma qua scampiamo per una canna ti fermano sì. Si è proprio ribartato il mondo mi regà disse, mi disse che c'è addosso io disse per perquisire con la torcia e si guarda tu stai fermando uno dei più buoni di Scampia l'unica cosa che faccio mi fumo una canna e glielo cacciata subito seduta a stante ma un'altra amica ha avuto anche lui 75 una canna dietro ma è una sanzione amministrativa non è nulla di bene finalmente al secondo si prendono la patente la terza no, la terza no, perché la terza. A me al secondo sapete. Al terzo. A me al secondo su Pigiano. Però da dire che nella. Cioè mi fecero scegliere. Secondo, io come si dice? L'ho consegnata spontaneamente. Mezzo secondo di Gian, stai qua. Ma è pure. Ma è anche diverso il pavimento. Sì, qua, è antico. È proprio le classiche. Evasele. Qua c'è la Madonnina, c'è la famosa chiesa sgarrupata questa. Sì, esattamente. Brazza come. Storica sta chiesa. Ma scusate, è ancora fruibile il campanile? Sì, sì, ma infatti la utilizzano ancora, si fanno messe regolarmente, suonano le campane e tutto. Cioè, questa è la chiesa, no? Vedi? Sì. È tutta cresciuto il verde sopra la campana e per dire i mattoni staccati. Non è pericoloso? Sì.
questo sì, purtroppo qua c'entra la manutenzione, esatto. No, cavolo, vista così, cioè... Ma io posso dire che Napoli, di questi quartieri, se stanno migliorando, se stanno crescendo, più per volontà della gente, di chi ci vive, che delle istituzioni. Cioè, è davvero tutto frutto della volontà nostro, di tutti. Guarda, sempre galleria, galleria, perché ci sono questi archetti che li arredano tutti, proprio stile centro commerciale. Però scusate, la domanda, io ho notato che i palazzi sono tutti diversi l'uno dall'altro. Sì, sì. Alcuni, tra virgolette, chiamiamoli condonati, no? Sì, esatto. E non è che questi li debba riparare però, credo, il comune, questi credo il proprietario del palazzo. Queste strutture private, sì, ma sono le popolari, non so questo che tipo di struttura sia, se popolare o privata. Proprio il terremoto 80. Però sì, esatto. E ci sono molte realtà così. Il famoso terremoto, terremoto, quello che ha distrutto e quello che ha lasciato all'erto, terremoto. Poi ognuno si è adattato, ogni proprietario dei palazzi si è adattato. Diciamo che questa differenza stato, di Scampia, Scampia vedete tutto nuovo, non c'è una situazione così se vedi Scampia, è molto tutto. I palazzi nuovi. Esattamente, però. Sì, perché Scampia perché è nuovo. Lì il comune direttamente, le istituzioni vanno a costruire. Qui invece sono tutte strutture vecchie. Allora quelle là le lasciano così. Perché vedo, guarda, qua per esempio vedo proprietà Brusciano, no? Allora. Sì. Questo identifica. Guarda, però già rispetto a quelli, non è nuovo, però no, rispetto infatti, a quelli. Però vedi tu magari una situazione comunque sì, sempre un po' fatiscente. Sì, sì, assolutamente sì. Cupa, tra l'altro, guarda quei palle, la è chiesa. È stata costruita la chiesa attaccata con le case. Esattamente. Questo è però tutto, tutte strutture vecchie. Cioè lì finisce la chiesa e lì inizia la casa. Cioè, cosa strana è cosa strana. Perché è disposizione antica, quando determinate leggi anche non c'erano sulle costruzioni, si dovevano rispettare determinate norme per costruire oggi. O qua invece no, hai capito? Perciò infatti, è tutto molto infatti quella è la domanda. Ammassato. Napoli è molto particolare perché secondo me si è stratificata negli anni. Che fa un terrazzino addirittura. Terrazzino che ha stato sotto la chiesa. Cioè quando gli suona la campana lui se la sente lui dentro casa. La fa sveglia, lui non imposta la sveglia, capito? La mattina si sveglia con Ma vado a me. Si affaccia direttamente dal balconcino. Avranno fatto una finestra interna probabilmente. Perché poi ci sono i giorni in cui si fa il mercatino, non è ogni giorno. Quindi qua già c'è un'impostazione a mercatino, però ci sono i giorni e ogni zona varia in base al giorno. Per esempio a Scampia si fa il venerdì, a voi ogni giorno. Per esempio sta. Figo, guarda questo dei frattaglie. La trippa. C'ha proprio la vetrina solo dei frattagli. Esattamente, sì, perché qua è proprio come tradizione. Specialmente l'estate qua, Qualcosa sì, lavaggio. Si prende la trippa. Piacere. Salve. Jenny, ciao. Piacere mio, piacere nostro. Non ho potuto fare a meno di notare gli affaroni. Sì. Cioè carrelli interi di prodotto a un prezzo bassissimo. Sì. Tipo questa qua viene veramente un euro, sì. La spalmabile. Un barattolo un euro. Guarda qua, affarone sott'aceti un euro. Qua tre buste un euro, ma è una loro. Cioccolato un euro. Mazza. Milka. Poi perché non si sposa con la dieta sta roba, sennò era da far fare. Tre bustoni, qui se vengono i Krav Maghi fanno strage, oh. Le famose caramelle, queste manche devono scartare. 164, qua è l'altro negozio qua dietro, qua dal 2007 e qua dietro nell'angolo dal 1964. No, ma qua in verità non c'è mai stata nessuna cosa molto colorita, anzi secondo gli anni è sempre poi stata portata male, ecco perché c'è stata questa cosa di Gomurra, no? Che ha comportato un po' di cose strane. Pensate che questo a fine 20 anni fa la chiamavano la piccola Svizzera. Qua non si poteva camminare neanche a piedi. Questa era la prima. Era tutto commerciale. Era tutto commerciale, tutta la provincia, addirittura anche le persone dal centro di Napoli venivano qua dal Vomero. Ma io questa è la prima volta che lo sento, stavo ammazzato. Poi purtroppo la faida ha messo il suo e si è andato un po' a declinare quello che. Poi come ogni cosa quando rifai la brutta nomea poi. Sì, vabbè, ma ci sono stati dei momenti particolari dove praticamente c'erano delle azioni brutte, però fondamentalmente non era quello che dicevano comunque. Un nostro collega qua che è Punto Zero, no? Lui per il marketing che lui fa vende abiti da sposa. Per il marketing che lui fa a livello pubblicitario, no? Copre un po' tutta la nazione. Tutta l'Italia e vengono persone dappertutto, partendo da Palermo alla Lombardia, vengono qua e vengono a comprare. Tre pacchi dei buondì, 5 euro,
da certo. Noi ma quel tre pacche girelle 4,99 poi c'è scritto Fratelli Monaco, sì, sta scritto qua perché sta prendendo in giro, manco l'avevo letto. Sì. Oh, vabbè, grazie. Va bene, grazie a testimonianza. No, è stato un piacere, guarda, conoscervi perché ci seguiamo, tanto ti rivedrai nel video. Arco, doppio arco. Cioè, apparentemente non sembra un negozio, invece sì, lo è. È un negozio, entriamo. Abbiamo, aspetta, il proprietario. Come ti chiami? Giovanni. Gioa. Insomma, da quant'è che stai qua? Sono 12 anni. 12 anni, sì. No, guarda, fa un sacco tipica sta cosa. Sì, è divertente, sì, è tipo al mercatino. Senti, ma sti prezzi invece? Prezzi io sono stato, prima sono stato lì, c'è un alimentare, tutto a un euro. Tutto a un euro. E se prendevi tre pacchi di merendine, 5 euro. Ma perché qua è zona mercatino. Questo è il mercatino di Secondiano. E tu che prezzi c'hai qua? Da 3 euro, 5 euro, prezzi che... pure qua, comunque proprio a Napoli rispetto a Roma, costa tutto di meno. Sì. Molto meno, di una porta più economica. E poi vedo che sono prodotti comunque belli, di pronto qualità. Moda, sì, prodotti attuali, diciamo che le ragazze piace molto, le ragazze. Qui è prevalentemente donna o c'è anche solo uomo? Solo donna. Solo donna, sì. Ah, hai capito, sono quelle che comprano. Infatti. Vabbè, entriamo. Vediamo, è molto bello. Con permesso, caro. Ciao. Ciao. Vedi. Vedi. Vedi, ma ti guarda, 4,99 te puoi scegliere quello che vuoi, guarda. È incredibile. Tutto 4,99, guarda qua, salve. Brillantini. Salve, scusi, con permesso. Guarda. Voi a vedere, guarda che è grosso, Grandissimo. Cioè... Salve. Ciao. Ma pure i piumini 4,99. No! Non penso. Voi pensate che qua dove c'è, qui dove c'è il negozio, voi ci abitate là sopra e voi vedete sempre il negozio praticamente. Com'è? Divertente? Guarda che figata, loro c'hanno il balcone lì e vedono... È interno. Vabbè, sì. Poi qui a una certa ora chiude, è normale. Sì, alle 8 di là. Voi chiudete. Pensa un po' che... E lì stendono pure i panni, hai visto? Questo davvero solo a Secondigliano lo puoi trovare, un negozio del genere, solo a Secondigliano, nessun'altra zona di Napoli. Qui ci sono pure i camerini di prova, perciò se uno vuole provare un capo va qua, se lo prova. Questo è un cortile condominiale che è diventato uno dei negozi più conosciuti di Secondigliano per le donne. Per gli uomini no, qua c'è niente dei maschi. A meno che... Sei nato proprio a Napoli? I genitori tuoi di dove sono? Portoghesi. Portoghesi? E com'è? Mamma mia, che vergognare! Mica stiamo in televisione, stiamo su YouTube. Chi è che lo guarda YouTube? Nel 2021. Guarda un attimo, mettete dritto. Adesso sembra il peso massimo. De mena, ma tu pesi almeno una piotta e 20. Te lo dico proprio occhi e croce. Beh. Gli sei dai pugni tu? Quanto sei alto? Io dai un cazzotto a lui. No. Capito, ma tu lavori qua? No, è mio cugino. Ah, tuo cugino. Ma abiti qua, tu non sei di Secondigliano? Però gli davi una mano, dai. Sì. Ma sei nato e cresciuto qua? Sì. A meno che non si poteva. Quanto anni c'hai? 28. 28 anni? Quasi 28 anni, Quasi 28. Dico, cioè, manco precedenti, cioè, qualcosetta... Ah, cioè, avevo qualcosetta, sennò me ne stavo a nascere. Non ci vengo più qua, oh. C'ero precedenti. Almeno quello, no. Come ha detto? No, con l'associazione. No. No, non si chiedono non si chiedono mai. Che dico? Sì, ma sì, ti sei fatto proprio la galera? Sì. Quanto hai fatto? Un anno e mezzo, adesso no. 10 giorni di carcere, un anno e mezzo a casa. Ah, un anno e mezzo a casa. Quanto tempo fa questo? L'anno scorso. Sono uscito il 28 giugno. Ah, di quest'anno? Sì, quest'anno, è venuto giugno. Tanto ho preso sotto il braccio. Ora che nell'anno era stato, perché ha fatto una partenza in due per i trapandemia. Voleva fare un viaggio di droga. Perito Covid, cioè canzi camminava, siamo solissa. Che fa parte, va fuori, quello piace con qua, o prima casello il resto. Cioè, quindi la prima volta che sappiamo le storie, perché noi... Poi, tu non è che passi inosservato, dai. Cioè, già vedevo sto barbone. Tutto grosso, pure il cappelletto, cioè, era solo lui che c'era il lockdown. Tutto, lo sai che di tutte queste risate ci faranno così sui commenti? Perché? Su Rai 1,
che si prima serata. Prima serata. No, no. Dopo il TG ci stiamo noi. No, non è vero. Ah, ma non c'è, perché non c'è, non c'è visibilità. Mettiamo la modella del negozio, non essere timida. Ciao, tu sei la modella del negozio? Sì. Ma lavori qua? No, io faccio solo le foto. Ah, fai solo le foto? Sì, sì, non lavoro qua. E le foto dove stanno? Su Instagram. Ma c'è sulla un profilo pagina. Instagram tuo? No, loro, del negozio, del negozio, sì. Ah, qualunque vestito arriva tu le misuri. Faccio, sì. Ma tu sei foto. Giovane però, quanti anni c'hai? 17. Ammazza, oh, 17 anni. Ti facevo più grande. Vabbè, tutti pure. Me lo dicono. C'ho anche un po' i tacchi sotto. Ma sei di qua, nativa? Sì, sono da qua, in questo palazzo. E perciò ti affacci e vedi il negozio? Pure no, tu? Mo ho cambiato casa. Ma non abito più. Hai fatto la modella, sei diventata ricca praticamente. No, no. Io la titolare è mia sorella, la titolare del negozio. La titolare del negozio è tua sorella. Tu fai praticamente le foto di tutti i vestiti per il negozio, perciò chi se vuole provare un vestito viene qua e vedete. Però scusa, uno dice ammazza, gli sta bene, a lei me lo metto io. Cioè, è come quando vai a vedere uno che si mette le magliette sportive, tutto fisicato, e poi uno se la mette e magari c'ha la panza, capito? Infatti parecchie persone vengono e me lo dicono che vedono addosso a me e dicono a te ti sta bene, a me no. Però mi mettono un po' in imbarazzo quando mi dicono queste cose, perché quando mi fanno i complimenti mi imbarazzo. Ma tu quanto sei alta? L'ultima volta ero 1,75. L'ultima volta, ora non lo so. Ma lei è parente tua? Sono la zia, lei è il figlio della titolare. Lui è figlio. Hai capito che zia? Hai capito che zia che te sei fatto, eh? Dice, questa è mia zia. Perciò ci abbiamo il figlio della proprietaria, la zia. Tu? Cugino. Cugino di? Lei. Proprietario. Direttore abbronzato poi. Il bodyguard degli altri. Vabbè, bodyguard qua. Lui Porello qui deve stare tutte donne. Come tuo fa? Figlio, lui che stiamo stavendo. Lui è l'altro figlio della titolare, il primo. No, ragazzi, guardate che ci è venuto a trovare il grande Lucariello. Cultura popolare, stiamo andando secondo gli anni, se mi frate mia a Roma, vibrazione buona, parlammi di cose buone, questa città che ha da cagnà, e ancora più meglio, ha da diventare, puttacello fra, pure si obbitto rallenta, te rongo qualcosa e più buono, rammo movimento, a Napoli correppa portammo notizie buone, volimmo solo vibrazione, insieme a Cicalone, a Faraone, cari amici Scuola e Botte, da Secondigliano, oggi noi vi salutiamo. Siamo qui, vi abbiamo fatto vedere tutto il quartiere, vi abbiamo fatto vedere le attività, le persone, chi lo frequenta, chi lo vive, giovani, meno giovani, persone che fanno mestieri sulla strada, ovunque, eppure qualche disoccupato, giusto? Giusto. Facciamo l'applauso e ringraziamo tutti per la presenza. Ringraziamo intanto tutti perché giustamente e vi ricordiamo di scrivere nei commenti quali altri quartieri volete, quali altre realtà volete, quello che vi è piaciuto, le domande, tutto quello che vi interessa, scrivo qua nei commenti. E ricordatevi che nessuno vi costringe a vedere video, perciò potete venire qua a Secondigliano che è pieno di negozi dei pupielli e vi comprate qualche cosa.